Sighting, se vuoi, di Fabris. Pensa all'intuizione, no? Di un grande come Giampaolo Fabris che attraverso Sighting ci ha detto: oh, mettiamo in cose. Per parlare, no, di nuove parole. Il Sighting di Fabris altro non era che unire delle istanze sociologiche, che vuol dire fare star bene le persone che abitano la nostra società, con istanze di marketing. Le due cose si possono fare insieme, sì. Lui poi è stato il teorico della decrescita da un certo prima di venire a mancare, però insomma c'è una riflessione nuova che bisogna, abbiamo la responsabilità, secondo me, di portare avanti, se vogliamo dare a chi verrà dopo di noi un mondo quantomeno un po' migliore rispetto a quello che abbiamo trovato noi. Facevi riferimento prima alla ricerca, no? Riguardo a quella che è poi la pubblicità. Ti volevo chiedere qual è il peso che ha al momento o che potrebbe avere secondo te la ricerca scientifica nel creare nuove campagne piuttosto che nuovi modi proprio di fare pubblicità? Se per ricerca scientifica intendi tutto ciò che ha a che fare con la tecnologia, allora ti dico che buona parte delle nuove dinamiche di engagement, di coinvolgimento degli interlocutori, oggi passa attraverso un largo uso di applicativi tecnologici che banalmente sono presi a prestito da altri campi. La tecnologia RFID, piuttosto che i QR code che oggi si usano in campagne di realtà aumentata, eccetera, sono presi a prestito dalla tecnologia militare. Il face tracking, che oggi da qualche settimana che ha visto un impiego importante di Coca-Cola quest'estate in una campagna all'interno dei suoi eventi, è anche questa un tipo di tecnologia che arriva dalla ricerca scientifica ed è stata usata in ambito militare. Quindi, se tu intendi ricerca scientifica in questo senso, ti dico che la pubblicità ora e sempre più in futuro sta guardando con molta attenzione, per esempio, a tutto il mondo dell'interaction design, a tutto il mondo dell'internet delle cose, a quello che viene definito oggi outernet, no? Questi sono tutti mondi che non hanno mai dialogato con la pubblicità. La pubblicità era chiusa nel suo microcosmo commerciale, nello spazio dei suoi 30 secondi, dei 6x3, e non ha mai allargato il proprio campo visivo. Quando l'ha allargato, l'ha fatto per affacciarsi magari sul neuromarketing, piuttosto che, insomma, su queste tecniche, se vuoi anche un po' fantapubblicitarie, no? Vicine al mondo della pubblicità subliminale, dei persuasori occulti, ti ricordi, persuasori occulti di Packard, insomma, tutta una serie di leggende anche, no? A cui io ho creduto sempre un po' in parte. Nulla togliere al neuromarketing, a questo genere di tecniche, ma io mi occupo di creatività e faccio in modo che i creativi che lavorano con me ogni giorno e non sanno niente di neuromarketing e non devono saperne niente, devono imparare a parlare alle persone in maniera inedita. Questo è quello che proviamo a fare e a volte ci riesce un po' di più, a volte ci riesce un po' di meno, però io credo che l'atteggiamento sia in questo momento quello giusto, almeno nell'agenzia in cui sto, nelle aule, ed è questo il segnale forte che sto registrando, nelle università, nelle scuole di comunicazione, più o meno importanti, questo atteggiamento viene registrato in maniera importante e in maniera interessante. Le campagne cominciano a
essere concepite un po' come movimenti, no? Cominciano a essere pensate prima di tutto in una dinamica di interazione. Solo dopo si pensa, ok, adesso facciamo lo spot, adesso facciamo un manifesto, adesso facciamo un banner, no? Chiaro. Dare un vocabolario comprensibile. Però prima di tutto c'è la voglia di capire come arrivare alla pancia dell'altro. Quando ti facevo questa domanda a proposito di ricerca scientifica, mi riferivo di più a un tipo di ricerca psicologica piuttosto che sociologica. Bah, guarda, la pubblicità ha sempre fatto uso delle ricerche, i cosiddetti focus group, piuttosto che delle ricerche che vengono in qualche modo messe intorno ai nostri lavori, e continuerà a farne un largo uso. Spesso e volentieri le ricerche servono a darci quello che viene definito in gergo il consumer insight, no? Cioè le ricerche sociologiche, le ricerche che vengono montate, costruite intorno agli scenari pubblicitari, spesso e volentieri vanno a indagare anche quello che viene definito appunto consumer insight, cioè cosa il consumatore sente, pensa rispetto a un tema piuttosto che rispetto a un brand, eccetera, eccetera. Ora, sai cosa? Che molto spesso, sempre più spesso, scusami, il consumer insight che ci servono alla creazione di un messaggio pubblicitario, ci arrivano sì dalle ricerche, ma ci arrivano in maniera molto più diretta, molto più repentina, se vuoi, andando a interrogare banalmente la rete a proposito di un tema, a proposito di un prodotto, a proposito di una brand. E io vedo i creativi che lavorano con me molto spesso, appena riceviamo un brief, la prima cosa che fanno è vanno su Facebook e cercano delle conversazioni, cercano magari all'interno di un forum. Come è percepito un brand, il brand sul quale ci troviamo a lavorare, capisci cosa voglio dire? Cioè, Certo. quello che prima era un tema a appannaggio esclusivo della ricerca, oggi è a portano magari dell'ultimo dei creativi che deve ragionare su una campagna piccola così, che però prova comunque ad ancorare a un insight, pur non avendo magari la mega ricerca alle spalle che gli dice come un consumatore si muove intorno a una determinata tematica. Quindi, in quale modo viene utilizzato poi questa analisi del sentiment? Perché penso sia questo di fatto quello a cui facevi riferimento. In che modo viene poi utilizzato effettivamente? Si lascia riposare, si lascia decantare. E diventa, almeno io parlo per quella che è la mia esperienza, diventa il brodo di cultura all'interno del quale poi nascono le idee. Guarda, è una roba proprio quasi per inerzia, cioè come quando stai 4 o 5 ore a contatto con una persona, sai quelle belle conversazioni che ti capita di fare a volte quando le persone sanno come mettersi in relazione con te. Ecco, accade esattamente così, che il contatto tra te e il problema che hai in quel momento diventa così che poi la tua idea nasce naturalmente da dentro e guarda caso è un'idea ancorata in maniera molto forte su un consumer insight, che è appunto, tu l'hai detto molto meglio di me, il sentiment, e quella sarà un'idea che ha più chance di altre di farsi strada e di conquistare, di coinvolgere. Vedi? Conquistare la pubblicità, vedi? Conquistare è una parola di guerra. È vero, però è anche una parola d'amore, no? Conquistare Esattamente. vuol dire
coinvolgerlo vuol dire fare in modo che l'altro in qualche modo. Perché vedi, la cosa bella di tutta questa vicenda è che poi alla fine noi dobbiamo sempre fare in modo che le persone arrivino ad acquistare qualcosa. Quello che forse riusciremo a fare è fare in modo che le persone scelgano quella cosa. E che è un po' diverso, no? Capisci bene che scegliere qualcosa è cosa diversa da comprarla. Perché se la compri, arriverà qualcuno che quella cosa la farà pagare un po' meno, o magari farà un 3x2 da qualche altra parte, e allora le persone facilmente potranno comprare qualcosa d'altro, qualcosa di diverso. Ma se una persona arriva a scegliere una marca, perché quella marca usa il suo stesso tipo di linguaggio, ha messo in scena uno set di valori condiviso. È un po' più difficile, come dire, lasciarsi per restare sempre nel vocabolario dell'innamoramento, no? Non me ne voglio alberoni, però insomma, è un po' questo il campo semantico. Senti, passo alla mia ultima domanda. Ti voglio chiedere che cosa tu pensi che debba cambiare ad oggi nelle aziende perché si possa realmente arrivare a fare questa inversione di rotta? Cavolo, ma è un problema in questo momento, secondo me, da una parte culturale, che non è solamente nelle aziende, cioè purtroppo è un problema sentito, pensa alla classe dirigente, la classe dirigente del nostro paese, molto banalmente, cioè è anche un problema anagrafico, no? Nel senso che spesso e volentieri. E quindi io confido in un ricambio generazionale, no? Nel senso che al prossimo giro queste tematiche sono talmente. No, davvero, non sembra una battuta, ma è più che una speranza. Nel senso che tanto abbiamo visto che cambiare con delle resistenze culturali così forti in questo momento, anche all'interno delle aziende, anche all'interno delle agenzie, è faticosissimo, perché questo cambiamento porta una cosa che ai più non piace, che è la perdita di controllo, e la perdita di controllo significa perdita di potere. E questa cosa qua non piace mica tanto, alle aziende, insomma, non è proprio una cosa con cui ci fai i conti, in maniera serena. E invece questi temi sono sempre più sentiti da chi arriva dietro di noi, da chi sta studiando, ma non sta studiando l'advertising, sta studiando un mutamento epocale, insomma, e dentro quest'onda la vive da protagonista, magari sta studiando sui testi di Bauman, non sugli Abichino e Diegoli, ti è chiaro? Cioè sta studiando robe importanti, sta studiando Fabris, sta studiando Godin, no? Pensa al permission marketing, lascia perdere, poi la mucca viola e tutte quelle stronzate. Pensa. No, no, pensa invece a cose. Godin ha scritto delle cose anche, non degli instant book, ha scritto Certo. magari una roba come permission marketing 10 anni fa. Oggi senti si sta in bocconi e provi a dire i mercati sono conversazioni, tutti, cioè sono in tanti quelli che alzano la mano e dicono Clutter Manifesto e ti dicono no, cominciano a essere sempre di più. In molte aziende, molte direzioni marketing, Clutter Manifesto non sanno neanche cosa sia. Chiaro? Quindi Vero. questi temi sono sempre più sentiti, e allora la speranza, è davvero una speranza sempre più sentita per quanto mi riguarda, è che un ricambio generazionale, possa veramente definitivamente fare in modo che la pubblicità, la comunicazione, insomma, torni ad avere un ruolo importante nell'immaginario collettivo, ma in chiave positiva, e torni ad essere anche, se vuoi, adesso la dico grossa, grossa, grossa,
un agente culturale fondamentalmente, quindi si contribuisca come l'architettura, come il design, come insomma, contribuisca a una certa estetica e a un certo gusto delle persone in maniera anche formativa, se vuoi. È una cosa che insomma, tutto sommato la pubblicità può fare perché agisce in scenario collettivo, beh, diamole la chance di cominciare a farlo in maniera nuova. Paolo, io ti ringrazio tantissimo, è stato veramente interessante. Ti Grazie. ringrazio molto per il tuo tempo e di essere stato qui con noi stasera. Spero Grazie a voi, davvero. Ciao a tutti. Ok, che avremo modo di incontrarci prossimamente. anche fuori dai computer, magari. Assolutamente sì. Ciao.